Non la prendo un'insalatina a riga. Ma La devo prendere in tutti i posti. un bel muffin da mezzo chilo. Ma questo è bellissimo. Non sa di popcorn. Deluso. In realtà siamo arrivati a Pizzo Calabro. Where are you from? Italy. Ah, Italy. Yeah. We speak Spanish, maybe? No. No. It's similar. Maybe yeah, because I speak Spanish. Maybe you can understand, but... Yeah. A lo mejor. Yes. Camera d'ostello a riga, letto matrimoniale, Alessia, valigia, poltrone, un'altra stanzina con altri due letti singoli, e what a wonderful view! In questo viaggio io sono l'uomo e loro sono le donnicciole che dormono tutto il viaggio. Io sono iperattiva, mi sto annoiando e devo aspettare loro che si fanno le foto. Vi sembra normale? No! La foto, il video, l'hai fatto, no. Alessia, smetti! Vamo raga! Oh, che mi chiudi la porta in faccia? Maleducata! Tirci la mano. No, io sono seria. Tirci la mano per la casa che hai preso. No, è vero, guarda, è tutto... Dai, questo momento resterà nella storia. Stringimi la mano. La casa che... Tu sei un rispettatore. Oh. Che caldo c'è qua? Abbiamo l'ostello in centro, il centro è bellissimo e non potevamo chiedere di meglio. Quanto è forte il nostro architetto, ragazzi. Faccio schifo, però mi devo esercitare. Qui siamo nella piazza del municipio di Riga, dove alle vostre spalle c'è la famosissima Casa delle Teste Nere. La confratente delle Teste Nere faceva parte della Lega Anseatica, che aveva la maggior parte del monopolio dei commerci del Mar Baltico e dell'Europa settentrionale, dall'inizio del tardo Medioevo fino all'era moderna. Stiamo testando il senso di orientamento della Alessia. Dobbiamo trovare la cattedrale che è quella là sopra. Alessia sta andando da tutta l'altra parte. E quindi noi la dobbiamo seguire quest'oggi. Ora vediamo un po' dove ci porta. La stiamo confondendo. Gli abbiamo detto imprevisto, strada chiusa e ora se la deve cavare. Sì, però devi anche guardando vai, cioè non è che fa sempre sta così. Un armadillo. Questo. Va bene, dai, quando c'è da riconoscere i meriti, li riconosciamo. Brava Ale, ce l'hai fatta. Ale, brava. Comunque è incredibile che quando ci porti in un posto lo troviamo chiuso. Ma lo vedi che foto storte fai? Ma lo vedi o no? È troppo figo, stanno pedalando, visitano la città e bevono una birra a bordo. Oh, allora... Oh, smangia, sta la cena? No, adesso, hai fatto lo spuntino ora, hai mangiato due trogoli, il muffin che era più grosso di me. Ora fino agli otto non si mangia. È finta? È vera? Insieme, 3, 2, 1... Insieme! C'è il cappuccio! Vai, me lo metto anch'io così. 3, 2, 1. Non pensavo di farti male!
È vero, sono strano, sì, però anche tu, che riguardi mille volte gli stessi film, che quando ami fai vocine strane e piangi sul finale di Omic Your Mother. Questa tua pelle d'oca è uno scudo contro questo mondo che non sente più niente. Che coincidenza che ci amiamo sempre, dividiamoci una pizza, sì, ma anche una vita. E mi annoia parlare di soldi, a cena gioco col figlio. Questa statua simboleggia la libertà della Lettonia dal regime sovietico. Ha 3 stelle in cima, come le tre regioni. Sai che lì colleziono, facciamo una foto, che con te non ce l'ho, e bevimi tutto che io non mi vado. Apro gli occhi e mi guardi, io vi chiudo e ti vedo. E sai che pensavo che potremmo vivere, vivere dal momento all'altro. E sai che pensavo, anzi di stravivere, vivere dal momento all'altro. È vero, sono strano, sì, però anche tu, che rileggi mille volte gli stessi book, che da felice fai balletti strani e da ferita non ti allontani. Riga molto bella, molto turistica, ma ora mi devo fare sempre. Oh, ma dove? Non lo fare, non lo fare. Giorno 2 a Riga, stiamo provando a salire sulla cattedrale. C'è l'ascensore, quindi è troppo facile. Sai che pensavo, anzi di stravivere. Non so come fanno i lettoni a orientarsi con quei cartelli, ma... Fallo, fallo, fallo! Di collezione scattiamo una vita che con te non ce l'ho. Entrami nel cuore, ma coi piedi scalzi. Fidati alla cieca di tutti i miei sguardi. E sai che pensavo che potremmo vivere, vivere da un momento all'altro. E sai che pensavo, anzi di stravivere, vivere da un momento all'altro. Zitto e buono stai, va? Per la sera cosa abbiamo nei supermercati lettoni? Popcorn caramellati alla mela, patatine al caramello, le patatine più lunghe del mondo. Penso che prenderò la barretta di cioccolato allo Smarties. Guarda qua, cos'è? La birra alla piña colada? No, ci passa. Questo è un brusto gelato. È come mangiare un'arancia al cioccolato. Siamo entrati dentro il ghetto ebraico di Riga e la nostra direzione è il quartiere Mosca. E qui praticamente ci stanno solo i russi. Un quartiere un po' così, un po' strano. Quindi ora bisogna ritornare in giù? No. Questa è la cattedrale di Riga, la chiesa più grande di tutti i paesi baltici. Adesso stiamo andando al quartiere dell'Art Nouveau, costruito con un nuovo stile agli inizi del 1900. Mettimi un po' di disco, disco. Si va? Sì, ma devi aspettare qualcuno che finisca di mettere i post su Instagram. Sei troppo social, non sei adatto per questo gruppo. Si va? Andare Angelo, vai con me. Alessia! Alessia! Buona certo, andiamo a casa, doccettina, andiamo a cenare tipico. Cioè, hai trovato il ristorante? Sì, l'ho trovato, si mangia poco, si mangia spende tanto. No, male. Sto storto? No, we're Italian. No, voglio anche lì. Siamo in un posto da serie TV a mangiare. Birra da mezzo litro a 3 euro.
Come antipasto abbiamo la loro insalata tipica, poi abbiamo le costolette marinate nella birra. Ogni volta qua ci portano le posate e ci dobbiamo apparecchiare da soli. Come secondo, filetto di manzo saltati nel miele, polpette. No, tradizionali polpette, non so di cosa. Medaglioni con bacon e purea di zucca. Sembrano polpette nostre, quindi mi piace. È il sugo che non mi piace. Come dolcino abbiamo meringhe e frutti di bosco e frittelle di birra. Queste frittelle di birra favolose, no? Veramente. Questa era l'ultima sera a Riga. Domani andiamo a Monculi. Questa è sempre la nostra vista, ma noi andiamo a dormire. Buonanotte. Buongiorno. Sono rimasto da solo un'altra volta perché è successa la stessa cosa per il bus a Cracovia. Praticamente siamo andati a prendere i biglietti, allora li ha fatto prendere e a me no, ha dato errore e i biglietti erano finiti, quindi ho dovuto prendere il bus quello dopo. Loro sono già partiti a mezz'ora, io li raggiungerò, arrivo un'ora dopo. Piove, sono in pantaloncini e niente, devo trovare il bus. Tra l'altro in questa zona ci fanno il mercato, però una volta questi hangar venivano usati per costruire dirigibili Zeppelin. Provato! Ci vediamo dall'altra parte. Di che sta? Di tacchi piri. Oh, stop 10 secondi Alessia. Ferma, 10 secondi. 1, 2, 3. Non potete capire. Fuori 5 di Mercedes. Allora, 5 davanti, Mercedes davanti, bianche davanti all'hotel. 5 neri. 5 Mercedes classe S. Classe S. Tutte.